Stiamo facendo quindi una chiacchierata estiva per tutti gli amici di Aneo Umbria, ma non solo. Qui accanto a me c'è il più social del consiglio direttivo, dei consiglieri di Aneo. Quindi abbiamo da Roma il dottor Shalom Ajag, quindi il neurologo del San Camillo Forlanini, che Ciao, saluto. ciao, ciao a tutti. L'estate romana è torrida, immagino, al punto giusto. Afosa. Abbiamo appena festeggiato le medaglie d'oro dei 100 metri e del salto in alto, per cui siamo leggeri, diciamo, patiamo di meno la calura. Della stagione, diciamo, proprio c'è una stagione neurologica che è ripresa. Siamo per quanto in una fase di un po' di ripartenza del Covid, ancora, diciamo, non fa troppa paura, e i reparti di neurologia lavorano a tutta manetta per riprendere il filo del discorso, per abbattere liste d'attesa. Sono ripartiti, diciamo, no, tanti day hospital, percorsi riabilitativi nei limiti, diciamo, delle consuetudini estive, però ecco, è una fase no, in cui tutto riparte. Come, diciamo, coordinatore per l'Umbria, io sono stato raggiunto da tanti contatti, da tanta gente. Adesso, no, mettiamola da questa parte, perché il manualone di La neurologia dell'emergenza urgenza, qui ho una terza edizione del 19, va a Ruba, poiché nei pronto soccorsi sono stati mandati chirurghi, otorini, un po' di tutte le razze, e la gente ha bisogno comunque di informazioni, ha bisogno di algoritmi diagnostici, ha bisogno di indicazioni per inquadrare casi neurologici. Neurologi ce ne sono pochi, gli ospedali, almeno qua in Umbria, sono tanti DEA di primo livello senza il neurologo H24. Facciamo un po' di telemedicina nel nord dell'Umbria, nel sud dell'Umbria, almeno ecco, su Norcia, Spoleto e Orvieto sono connesse a Foligno, vediamo tanti casi neurologici. E i nostri interlocutori non sono, diciamo, esperti di medicina d'urgenza, ma talvolta sono, ecco, giovani chirurghi o otorini. Per cui ecco, l'invito è a continuare a lavorare sul manuale. Non so se tu hai delle notizie su future edizioni, Shalom, per Al renderlo più. momento no, tra l'altro ti invidio perché io ho ancora la seconda edizione, però devo cercare di rimediare la terza prima possibile. E ad ogni modo sì, è un progetto editoriale, diciamo, continuo, continuativo, quindi diciamo è in continuo aggiornamento nel tempo. E attualmente non sono a conoscenza di una quarta edizione, però insomma, ovviamente Dico che molti colleghi si sono fatti le foto, screenshottati i punti più, no, l'ictus, lo stato di male epilettico, perché ecco, diciamo, sono comodi e sono veramente dei riferimenti per chi vuole avere nei preferiti dell'album foto qualche dritta veloce su come. poi anche da noi neurologi, perché poi dire, avere una competenza su tutto l'ambito è difficile, quindi diciamo ogni tanto può essere utile consultare. Ma Aneu non solo ha progetti editoriali, diciamo, di lungo respiro, ma qui abbiamo anche un congressone nazionale, ahimè, virtuale. Adesso lo condividiamo insieme il programma, che ecco, è veramente, veramente ricco. Eccolo qua, ci siamo. Mettiamo la Sì, slide. questo sarà il congresso nazionale virtuale dal 23 al 25 settembre. E ci abbiamo lavorato per tanti mesi, credo che
sia un evento, spero, di qualità. Il criterio adottato per la selezione sia dei temi che dei relatori è stata quella proprio della competenza, diciamo, nella materia, e quindi abbiamo cercato veramente di selezionare le figure più competenti sugli argomenti, di selezionare anche di scegliere degli argomenti originali sul tema delle urgenze e emergenze neurologiche. L'anno scorso l'evento nazionale ha riscosso molto successo e spero che questo si possa replicare anche quest'anno, insomma. Certo, scorriamo insieme un po' il programma. Che Allora, il programma sarà praticamente inizia giovedì prossimo. giovedì 23 dopo pranzo e inizierà con una lettura magistrale sulle encefalite autoimmuni del professor Giometto. Poi ci sarà un seminario di approfondimento sugli aspetti acuti delle malattie demielinizzanti, quindi con esperti del settore. Poi, se andiamo avanti. Ecco. Ok, giovedì pomeriggio sempre parleremo di coma, quindi gli aspetti legati alla semiotica, anche la valutazione prognostica. E ci sarà una lettura magistrale del professor Tedeschi sull'emicrania. Seguirà poi una sessione sull'epilessia, quindi su tre aspetti, diciamo, particolari interessanti dell'epilessia, che sono quella dell'epilessia pediatrica, le epilessie autoimmuni e la gestione dello stato epilettico refrattario. Poi una lettura dedicata allo stroke. Ok, poi c'è una sessione credo molto divertente, questa del venerdì mattina, è una sessione dedicata alle controversie in neurologia vascolare. Quindi abbiamo selezionato tre temi sui quali discuteranno praticamente due relatori, saranno un po' come gli avvocati del diavolo, da una parte e dall'altra, sosterranno una tesi, si confronteranno e poi la discussione sarà preceduta da un televoto e poi un altro televoto dopo la discussione per cercare di capire chi dei due avvocati è stato più bravo a convincere l'audience, il pubblico. E poi ci sarà una sessione neuro-COVID che ti vede come moderatore, è una sessione giovani, quindi sono presentazioni di casi clinici relativi al neuro-COVID. E tra questi relatori verrà premiato la migliore presentazione orale. Pausa pranzo, quindi Mimics and Chameleons. È una sessione molto clinica in cui vengono analizzate, diciamo, le diagnosi differenziali di sindrome cliniche neurologiche classiche. Quindi una sessione molto didattica. Poi ci sarà una lettura di epilessia. E la presentazione della New Day 2020, quindi sui dati del ruolo del neurologo, insomma, nel pronto soccorso, nell'emergenza in Italia, che verranno presentati dal professor Miceli, e poi la premiazione appunto del premio Giovani, a Neo Giovani. Il sabato mattina iniziamo con una sessione acute on chronic, che è una replica di una sessione fatta anche l'anno scorso su temi differenti, cioè analizzeremo aspetti acuti, manifestazioni e complicanze acute di patologie croniche. Quest'anno sarà dedicata al Nero AIDS, alle malattie mitocondriali e anche ai disturbi del movimento. Seguirà poi una relazione sulle emicranie e il trattamento con i monoclonali. Poi un'altra sessione molto interessante di neuroimmunologia del neuro-COVID. Quindi abbiamo due massimi esperti neuroradiologi che ci presenteranno casi neuroradiologici molto interessanti di COVID. Vengono da due zone comunque calde, no? La Geravigne da Bergamo, per cui Sì, quindi hanno la purtroppo sono casistica. molta esperienza, esatto, molta casistica sull'argomento. E infine ci sarà una sessione dedicata alla neurotossicologia,
con due massimi esperti, e quindi sia quella iatrogena che non iatrogena. La sessione poster invece è consultabile durante tutta la durata del congresso, e anche tra questi verrà selezionato il migliore poster. Nelle tematiche diverse. Esatto. Qui ancora le iscrizioni sono aperte, se ben ricordo, Le possiamo iscrizioni sono anche. aperte e ricordo che tutti gli iscritti a Neo, diciamo, hanno l'iscrizione gratuita, così come gli under 35 e anche gli specializzanti. Anche i primi autori dei contributi scientifici già accettati al congresso hanno l'iscrizione gratuita. Invece, per chi non rientrasse in queste categorie, l'iscrizione è di 100 euro. So per certo che diverse ditte, case farmaceutiche, anche non direttamente sponsor, hanno, diciamo, disponibilità di coprire posti per l'evento. Quindi se volete seguire l'evento, se volete conoscere più approfonditamente la neurologia, specializzandi, neurologi, ma anche medici di altre discipline, è il momento per farsi avanti ed iscriversi. Ti ringrazio, Shalom, per la carrellata. Speriamo di attirare un po' l'attenzione del pubblico. Con questo ti saluto, sperando di. Grazie a te. Ricordo ovviamente che l'evento è un evento interattivo perché per quanto sia virtuale, la discussione è live, quindi è possibile intervenire con domande e commenti in tutte le sessioni. E ricordo anche che è un evento FAD, quindi sarà consultabile visibile anche dopo le date del congresso. Va bene? Splendido. Grazie, Shalom. Grazie a te, Francesco. Grazie.